Per me il progetto è già finito, perché quando abbiamo fatto le prove, abbiamo portato a casa il risultato artistico migliore possibile e immaginabile per questa terra. Io già sto pensando alla prossima edizione. Il problema non è fare questo, il problema è cercare di fare meglio l'anno prossimo. Quest'anno 7 ospiti, ma in realtà nessuno di loro è più speciale degli altri, perché abbiamo un'orchestra composta dai migliori elementi musicisti che io abbia mai incontrato nel mio cammino, e vi posso garantire che ne ho incontrati veramente tanti. E poi abbiamo un coro di giovanissimi ragazzi e ragazze abruzzesi, soprattutto donne. Un'altra cosa che mi inorgoglisce è avere un'orchestra all'80% composta da donne. E stavo iniziando a ragionare sul fatto che l'anno prossimo vorrei coinvolgerne 100. Vorrei coinvolgere 100, le più brave cantanti abruzzesi, e ne voglio arrivare a 100, perché dobbiamo mandare un messaggio proprio di una terra che si fonda sulla fatica, sul lavoro e sull'intelligenza della donna. Canta una canzone spensierata che diventa musica leggerissima, cioè musica leggerissima diventa canta una canzone spensierata, e le onde gravitazionali diventano le onde di Stubelmare. Ci sono un sacco di messaggi di... per esempio, ecco, parlavo della cura di Battiato, no? Tradurre la cura di Battiato è stato un momento di altissima filosofia, ma allo stesso tempo di divertimento estremo. Con Elso Simone Serpentini e Gabriella Serafini abbiamo fatto un lavoro di traduzione dall'italiano al dialetto meraviglioso, inedito, e quindi è stato molto emozionante comunque preparare questo spettacolo. Ripeto, quando io arrivo a questo momento, per me il progetto è finito, cioè il concerto è come dire adesso andiamo a cena, ma io ho cucinato per 2 settimane come faceva mio padre quando cucinava il cenone di Natale. Che guarda al mare è una novità inedita, assoluta. Il palco, tra l'altro, forse credo il più grande palco mai montato per una manifestazione del genere, soprattutto il più grande palco mai montato in Abruzzo in riva al mare. Le esigenze sono prettamente televisive, quindi l'obiettivo non era quelle 10-15.000 persone che potevano venire questa sera, sabato sera al concerto, ma le milioni di persone che ci guarderanno in televisione. Vorrei che avessero l'immagine più bella e più rappresentativa possibile di Pescara, e quindi spostare questo palco significa un precedente tecnico per il comune di Pescara e per tutti i tecnici che ci hanno lavorato, e che ringrazio, perché hanno dovuto lavorare per mettere in pratica le nostre idee, che sono idee sempre diverse da quelle del consueto, ma questo dimostra che in questa città con un po' di lavoro si può fare l'impossibile.